Buongiorno a tutti, bentornati nello studio di Pomeriggio 216. Anche oggi una puntata che vi terrà compagnia con argomenti interessantissimi. Dopo un tema molto delicato come quello del bullismo e i voli pindarici e non solo dell'Aeroclub Bergamo, ci addentreremo in quella che è la tematica di Pasqua, per cui dal menù fino alle colombe artigianali per passare poi all'iniziativa dell'Associazione Paolo Belli Bergamo. Per cui diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite, il comandante della Polizia Locale di Treviolo, Matteo Copia. Buongiorno Raffaella, grazie. Buongiorno Matteo, grazie a te. Oggi ti veniamo quindi in divisa ufficiale. Dai lavori. Eri già stato nostro ospite e avevamo iniziato a parlare di un argomento interessantissimo, attualità calda, no? A febbraio si è svolta la giornata mondiale appunto contro il bullismo. Sappiamo che è un tema a cui sei molto legato e di cui appunto ti fai capovoce, non so come dire, insomma lo porti, è un argomento a cui dedichi molto tempo. Ci puoi raccontare, Matteo, di cosa vi state occupando in questo periodo? Certo, Raffaella, ti ringrazio. Allora, sì, mi faccio portavoce, mi faccio anche un po' ambasciatore della lotta al bullismo, ma perché? Perché prima di essere un operatore di polizia locale sono un padre, con tutte le difficoltà della genitorialità 2.0, siamo nel 2022, l'approccio di internet, l'avvento di internet e questa diversa gestione rispetto ai nostri fondamentali da parte dei nostri figli. E quindi sto cercando di condividere con genitori, con le famiglie in genere, perché anche i nonni ormai sono parte importante dei piccolissimi, e fortunatamente, e con le istituzioni stiamo cercando di condividere un percorso che permetta di avere ognuno un pezzettino da parte di un professionista. Abbiamo tenuto nella giornata mondiale contro il, che tu hai ricordato, contro il bullismo e il cyberbullismo, un convegno presso Regione Lombardia, ed è stato veramente emozionante. Considera che tra gli ospiti c'era il papà di Carolina Picchio, Paolo Picchio, una persona che io avrò ascoltato una decina di volte nella mia vita e ogni volta mi fa venire la pelle d'oca e i brividi, perché nulla è più vivo e sentito come la testimonianza di un genitore che ha subito il bullismo. E quindi è obbligatorio per gli addetti ai lavori come me, e facoltativo ma obbligatorio per i genitori e tutti gli altri, partecipare a quella che è una lotta che poi ci vede tutti, perché non nascondo le perplessità che vivo quotidianamente da genitore, non nascondo le perplessità che vivo quotidianamente stando dall'altra parte della barricata come operatore di polizia, di polizia locale ma comunque polizia, e quindi cerco sempre di fare squadra con i genitori, una squadra che non sempre viene intesa correttamente, talvolta viene fraintesa. È interessantissimo ed è fondamentale, credo, questo passaggio che voi fate nelle scuole, proprio perché in questo modo tutte le parti interessate vengono informate, no? Ci si allinea un po' su quello che è il discorso e anche come probabilmente reagire in una situazione di questo tipo. Immagino che un genitore che possa provare un'esperienza di questo tipo si sente subito di voler intervenire da solo, no? Credo ti passi, no, quella cosa sanguigna di voler intervenire immediatamente da solo. Invece il fatto che ci sia questa informazione ti porta a capire che c'è una rete comunque intorno a questa problematica su cui puoi fare effettivamente affidamento, è corretto Matteo? Cioè, quindi... Sì, assolutamente. È una rete che deve essere una rete strutturata e consapevole. E quindi d'obbligo per ognuno di noi, io, i colleghi, i docenti, la dirigenza, tutti gli allenatori. Ho fatto un passaggio bellissimo con Igor Trocchia, che è l'allenatore simbolo della lotta alla discriminazione, che ha ritirato la squadra per dei cori razzisti. È fondamentale che ci sia un minimo di coerenza, consapevolezza, e queste due doti vanno anche condivise col fatto che noi, lo dico sempre, siamo modelli del fare, quindi dobbiamo essere oltre che competenti, coerenti anche nel nostro comportamento. E ti dico, dà tantissime soddisfazioni, ma altrettanto impegno, perché in assenza di impegno nel condividere è difficile che si arrivi da qualche parte. E le famiglie, il problema delle famiglie, perché noi ci mettiamo sempre dalla parte della vittima, però il bullo stesso ha una chiave di lettura da vittima, la famiglia del bullo ha una chiave di lettura da vittima, ha delle responsabilità sicuramente, è innegabile,
Però noi siamo tantissimo per come reagiamo alle situazioni, non esclusivamente per come ci capitano. Quindi non è una bravata, e questo va chiarito ogni volta, è una cosa sbagliata, sono atti sbagliati. E i nostri figli, nipoti, cugini, fratellini possono essere oggi vittime, domani bulli o il contrario, oppure spettatori, perché lo spettatore è colui il quale oggi ha il pallino in mano, come si suol dire in gergo tecnico. Perché? Perché lo spettatore è quello che filma e condivide, perché lo spettatore è quello che si gira dall'altra parte. E quindi nelle scuole oggi, Raffaella, parliamo di temi importanti. Il bullismo è un'etichetta che si cita e non cita, però parliamo di multiculturalità, elogiamo la diversità, parliamo di autostima, parliamo di temi che loro vivono con dei miti negativi come l'omertà, l'infamia, e si approfondisce non solo il senso etimologico, il valore etimologico della parola, ma anche il valore intrinseco, l'importanza di ciò che può essere un valore e ciò che può essere un disvalore. E uno dice, concetti importanti, ma sai che quando entro nelle classi, io vado nelle scuole medie, nelle scuole elementari, nelle scuole superiori, ma anche coi più piccoli ovviamente si metabolizza, si fa proprio un po' piccolo il discorso per i bambini, ma le scuole medie sono i ragazzi che fanno la lezione, così come le superiori, ma le superiori hanno già un piglio un pochino più critico, sai, l'età dei tumulti interni che abbiamo tutti vissuto. Esatto, sono delle fasce delicatissime, come dicevi tu, i bambini delle elementari probabilmente hanno una capacità di reazione più smart, no? Più veloce, sì, quindi sì. Cambia, non so come dire, forse l'evento viene dimenticato in fretta, mentre la fase dell'adolescenza sicuramente dà quello spettro per cui si ingigantisce qualsiasi sfumatura, quindi è bellissima questa cosa che facciano lezione anche loro, insomma, che vogliano intervenire, perché di solito è un argomento che magari ti porta anche un po' di vergogna, no? Ammettere magari di essere stato bullizzato, o credo, diciamo, nel nostro immaginario collettivo, chi invece è dalla parte del bullo è difficile altrettanto che lo possa ammettere, no? Cioè deve aver già fatto un percorso suo personale di considerazione di averla etichettata come una cosa sbagliata. È corretto, sì, Matteo? Sì, è corretto, e considera che quando vai a, io la faccio proprio alla vecchia, gessetto, lavagna, e lascio che mi dicano loro cosa ritengono siano atti di bullismo. E spesso ciò che percepisco è che i loro comportamenti li legano proprio lontani rispetto al bullismo. Ok? Quindi man mano che si stringe il cerchio, man mano che si cerca di creare una sorta di empatia tra vittima e bullo, capiscono che il bullismo non è nulla di trascendentale, non è nulla di lontano da noi, non è essere hater, o quantomeno non è solo quello. Il bullismo è fare del male, e non necessariamente con consapevolezza, ma perpetrandolo nel tempo. Quindi cerco di dare ai ragazzi un po' quell'effetto a specchio. E quando capiscono che il vero problema è trasferire dolore, si fermano a pensare. Poi il bambino è tutto emotivo, no? Quindi caldo, freddo. Mi è capitato che una bambina si ricordasse di piccole offese che subiva all'asilo e si mettesse a piangere nel dirlo. Che carina. Dolcissima, sì, alle scuole elementari. Ma poi costruiamo assieme la reazione. Ed è quella fase lì che è importante. È quella fase lì in cui si ricreano legami. Ma ti confesso che sono intervenuto anche su percorsi dello scuolabus, sono intervenuto con situazioni per le quali i bambini è giusto che si regolino tra di loro. Ritengo che il genitore, se non lo fa con il bisturi, debba stare fuori, e figure amiche, per quanto talvolta cerchino i genitori di disegnarsi come nemici pur di tenere i figli seduti sul seggiolino, figure amiche come noi, istituzionalizzate nell'amicizia, servono proprio a fare da collante, servono a togliere tutti quei fronzoli del momento e dire, ma sì, ma alla fine gli amici, col valore della parola amico, per quanto ti possa riempire la parola amico, servono anche a questo.
E quindi poi si ricostruisce il percorso e veramente, guarda, a me inorgoglisce il fatto che da ormai 15 anni io stia seguendo il tema del bullismo e inorgogliscono i risultati. Poi ovvio, non abbiamo la bacchetta magica, altrimenti sarebbe tutto facile, ma anche lì sarebbe tutto facile nel risolvere i problemi, ma non ci rimarrebbe nulla. Quindi anche l'esperienza negativa va ormai messa a reddito, una volta consumata va messa a reddito. Va fatta comunque maturare nei ragazzi. Però Matteo, c'è una cosa che spesso sento dire alle persone magari un pochino più anziane, no? C'è sempre stato il bullismo, anche ai miei tempi, o per esempio nelle caserme, quando ci sono... c'erano questi episodi di nonnismo, certo, no? Su chi arrivava per ultimo doveva un po' subire, diciamo, doveva un po' passare questo periodo di iniziazione, diciamo. Certo. Secondo te qual è la differenza adesso? Il fatto che ci siano i social, cioè è attraverso i social che è diventata ancora più grave la situazione su questi episodi? Allora, considera che il libro Cuore di Edmondo De Amicis è forse del 1866 ed è il primo trattato sulla multiculturalità, ok? Quindi c'è sempre stato il bullismo? Sì. Nonnismo, mobbing, cioè la prevaricazione è insita nell'essere uomo, ok? Ma anche nel regno animale troviamo queste cose. Il nostro bullismo 4.0 a questo punto ha delle minacce più violente, insidiose e subdole, che sono quelle della rete. Ma rete che oggi gioca per il narcisismo dei nostri ragazzi e per la reputazione che tutti cerchiamo di condividere e tenere alta, un valore fondamentale. Quindi, se io cerco di puntare tutto sulla mia reputazione, non è tanto l'autore del fatto o la vittima che, come dicevo prima, ha questo pallino in mano, ma chi filma e condivide, chi fotografa e condivide. Condividere non significa per necessariamente una storia in Instagram piuttosto che un video in TikTok, basta una foto in WhatsApp e i ragazzi, quelli che non sono mai messi davanti alle proprie emozioni, quindi serve una cultura, una sensibilizzazione alle emozioni, non hanno il passaggio troppo veloce, cioè con Google schiacciano un tasto e trovano. Noi avevamo tutto un processo di ricerca, tutto un processo di ricerca anche interiore che ci portava a dover approfondire perché il tempo era quello. Loro ormai non hanno nemmeno la capacità di annoiarsi perché schiacciano e va. Così come... Anzi, si annoiano proprio del tutto in un attimo. Del no? Tutto in un attimo, diventa... Non fanno in tempo a pensare che pubblicano. Ma io volevo, ma perché? Perché cercano quel like in più. Quindi una questione che riguarda te, un litigio tra te e un altro, diventa una mia questione perché mi permette di avere un like e apparire. Guarda, è un tema veramente da approfondire e non basterebbero 100 puntate, perché anche lì noi parliamo di reputazione, ma tutto quello che da 0 a 100 anni mettiamo in rete lo mettiamo non per ciò che siamo, ma per ciò che vogliamo rappresentare di noi. Esatto. O per i filtri, o perché facciamo vedere solo le cose positive, o perché abbiamo un nostro profilo istituzionale, un nostro profilo fake per stalkerare gli altri, perché poi i ragazzi si muovono su queste dimensioni. E quindi già noi diventiamo multisfaccettati nel nostro essere una persona sola. In più abbiamo bisogno di piacere agli altri, diamo in pasto agli altri ciò che può creare, per quanto sia spazzatura, ciò che può creare interesse e like, e tutto questo circolo vizioso bullizza gli autori e le vittime dei fatti. Quindi per quello ti dico che lo spettatore ha un ruolo fondamentale, perché diventa bullo a sua volta. Ma una cosa importantissima è bisogna spiegare ai ragazzi le responsabilità di determinati atti. Responsabilità che possono essere civili, responsabilità che possono essere penali, responsabilità che possono essere disciplinari, ma responsabilità che devono essere etico-morali. E allora lì, quando sono messi davanti a tutti, si dice io ora vi ho consegnato il bugiardino, come nella medicina, di quello che avete in mano. Sta a voi, perché d'ora in poi non avete più scuse. Matteo, noi ti ringraziamo perché come al solito riesci veramente a farci entrare
in un approfondimento, hai usato una parola, la cultura delle emozioni. Io credo che questa parola ce la dobbiamo veramente portare dentro e approfondire, perché in questa vita così frenetica dove tutto è in un click, tutto, e siamo comunque sempre in ritardo, la cultura dell'emozione e l'approfondimento veramente sono dei valori che dobbiamo recuperare. Quindi tutte le volte che tu sei qui in studio ci addentriamo veramente in un mondo in cui capiamo che i nostri figli, le persone che sono vicino meritano veramente l'attenzione, il bene, insomma dobbiamo trovarcelo sto tempo sgomitando e spegnendo ogni tanto il cellulare. Che è la vera ricchezza. Giusto? Assolutamente. Matteo, noi ti ringraziamo ancora tantissimo per essere stato con noi, ci rivedremo presto, così ci aggiorni grazie anche sulle te, tue prossime attività. TV. Vi lasciamo proprio con qualche minuto dei nostri suggerimenti pubblicitari e torniamo immediatamente da voi. Rieccoci tornati in studio, parliamo adesso di Pasqua, di come prepararci alla celebrazione appunto dell'evento pasquale. Lo facciamo in collegamento con Paolo Benigni dell'Ambulatorio Gastronomico di Bergamo. Ciao Paolo, eccoci! Ciao! Ti vediamo già al ristorante, grazie. Ci racconti un po'? Sì. Innanzitutto siamo grazie già per esserti. Quasi attivi. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie, che almeno vediamo un po' cosa stai preparando. Sei già al ristorante. E, allora, innanzitutto Paolo, dobbiamo dire che il tuo ristorante è stato premiato nel 2018. Hai vinto appunto il format televisivo Quattro Ristoranti, è corretto? Sì, ci vuoi raccontare esatto. Un po' questa esperienza? Com'è stata la partecipazione? L'esperienza è stata un'esperienza divertente e utile, in un certo senso abbiamo conosciuto il mondo della televisione che è comunque un mondo originale, diciamo così. Abbiamo partecipato in quattro ristoranti che eravamo tutti e quattro affiatati, nel senso che lo spirito era quello di sì, farsi della pubblicità, sì, quello di vincere, però anche di mostrare un po' quello che era, quello che è Bergamo, quello che può offrire. Non ci siamo solo noi, ci sono tante realtà, ci sono tante possibilità. Noi siamo una parte e secondo me abbiamo fatto tutti una bella figura, diciamo così, ecco. Quindi è stato proprio una bella esperienza, divertente, oltre che essere per me anche una vittoria, vincente, no? Diciamo quindi così. Un riconoscimento esatto, comunque. Sì, sì, sì. Un riconoscimento, esatto, sì. Paolo, allora adesso siamo curiosissimi, sì. Perché tutti ci staremo chiedendo ma cosa prepari per Pasqua, chi inviti, cosa fai, andiamo al ristorante, stiamo a casa. Se decidessimo di andare al ristorante, quale menù state preparando? Secondo te, oltre ai piatti diciamo tradizionali, no? Il tuo ristorante ha anche la capacità di tradurre alcuni piatti della traduzione con qualche ingrediente particolare. Quindi diciamo avete questa capacità di rielaborare in maniera molto creativa i piatti della tradizione, oltre che poi i vostri piatti sul menù alla carte. Cosa ci suggerisci per Pasqua? Ma allora, noi un menù particolare per Pasqua non l'abbiamo mai fatto e non lo facciamo quasi mai, nemmeno nelle ricorrenze. Noi utilizziamo sempre, spesso e volentieri, un menù alla carta, perché vogliamo dare sempre la possibilità al cliente di avere la possibilità di scegliere. Come hai detto tu, noi partiamo sempre da una tradizione, che è la tradizione dei nostri nonni e delle nostre mamme, che però è ormai contaminata ed è ormai diventata anche, ha aperto le porte al mondo, insomma Bergamo lo ha fatto da un po' di tempo, basta solo pensare all'aeroporto, e noi ci stiamo adeguando anche a quello, parlo di me. Chiaro, l'agnello, seppur è un piatto ormai classico, non può mancare per il menù di Pasqua. Poi i casoncelli, il coniglio, i tortelli di zucca, possono
andare benissimo per il periodo di Pasqua. Poi ci sono le nostre tapas, che non le abbiamo chiamate così, in realtà sono delle bruschette, un po' come i cicchetti veneziani, che sono dei tanti piccoli assaggi che fanno da antipasto e permettono di assaggiare un po' tutto Quindi una sorta di aperitivo, il no? Prima di iniziare, esatto, una sorta di farsi un po'. aperitivo antipasto, esatto. Poi, secondo me, la tradizione nelle ricorrenze arriva sempre nel dolce, quindi come il Natale è riconosciuto con il panettone, la Pasqua è riconosciuta con la colomba o con l'uovo di Pasqua. E Quindi, quindi. diciamo che per come siamo fatti noi, un menù che leghi il cliente a quello non è nella nostra indole, insomma, ecco. Preferiamo avere sempre, chiaramente, sempre legame col territorio, sempre legame con la stagionalità dei prodotti, però poter offrire anche la possibilità di scegliere. Perfetto Paolo, mentre parlavi, ma poi mi è venuta in mente una domanda, ma hai già dato la risposta, no? Parlavi di agnello, ma metti chi è vegetariana come me, poi hai detto subito i tortelli di zucca, o comunque quale alternativa, diciamo, è possibile Allora, le proporre? alternative, allora, offrire un'alternativa chiaramente a un pubblico sempre più ampio di gente che non mangia la carne è d'obbligo. Quindi, ripeto, il tortello di zucca, le paste fatte in vari modi, dalla cacio e pepe piuttosto che le verdure o la polenta con le verdure, che è legato alla tradizione, la polenta con il formaggio, per assurdo che potrebbe essere una cosa assolutamente semplice, ma se è una buona polenta e un buon formaggio, è già un piatto con una fonduta di formaggio, è già un piatto da solo, insomma, ci Completo sono e le possibilità. Ecco, come noi non abbiamo un menù di Pasqua, non abbiamo nemmeno un piatto vegetariano. Quando il cliente arriva, gli diamo una possibilità o varie possibilità di scelta. Cerchiamo sempre di accontentarlo nel miglior modo possibile, sapendo che perfetto. non è mai così facile, però se uno arriva, ci siede, deve uscire che è soddisfatto, Paolo, sostanzialmente. Il abbiamo concetto è proprio quello. l'ultima manciata di minuti, le ultime due Sì. battute. La prima è appunto, ambulatorio gastronomico non è solo ristorante, ma avete anche una realtà, diciamo, per chi vuole acquistare anche da asporto i vostri primi piatti, no? Esatto, sono scorse prima le immagini. Sì. Quindi da lì emerge una scelta delle materie prime accuratissima, è corretto? Sì, beh, noi partiamo la cosa principale per far bene da mangiare, questo che sia un ristorante o che sia a casa, è quella della scelta della materia prima, che sia un pesce, che sia una carne, che sia una verdura, che sia un uovo o che sia qualsiasi altra cosa, un olio piuttosto che un vino, deve essere sempre di qualità superiore, diciamo così. Poi certo, la cucina ha la necessità di non commettere errori, quindi di non rovinare la materia prima, però per come vediamo noi la ristorazione, il primo passo per fare da mangiare bene è comprare bene, sostanzialmente, quindi dei prodotti di qualità. Quindi Paolo, io E che da lì sono. nasce il senso di vendere anche il prodotto di qualità nella gastronomia, insomma, sia da preparare ma anche da rigenerare, diciamo così. Io devo dire che questa notizia mi ha rassicurata tantissimo perché essendo per eccellenza una negazione in cucina, o vengo al ristorante o vado a prendere già qualcosa di pronto e so che comunque a Pasqua faccio un figurone. Quindi Esatto, di diciamo. fatto un po' quello, caschi sempre in piedi. Da noi cerchiamo sempre di far cascare in piedi la gente. Se non trova posto al ristorante, può andare in gastronomia e comunque mangiare bene lo stesso. Comunque Paolo, se mai decidessi di approfondire anche le mie doti culinarie, tu dici la buona base di partenza è una buona materia prima, è corretto? Quindi se Quello mai decidessi. assolutamente, che venga, se mai decidessi quello, meglio spendere un euro in più.
per scegliere adesso dal punto di vista, facciamo un discorso veniale, era meglio spendere sempre 1 euro in più per scegliere un prodotto di qualità superiore che spenderne 1 in meno, puntando più sulla quantità. Oh, La filosofia è inizierò un po' da qui. quella, cioè, quindi Inizierò da esatto. qui, Paolo, Cioè, promesso. oppure sì, cioè, voglio dire, anche perché la fortuna è che oggi come oggi ormai tutti abbiamo la possibilità di mangiare più volte al giorno, quindi sfruttiamo questa fortuna nel aumentare la qualità del prodotto. Benissimo. Paolo, guarda, noi ti ringraziamo tantissimo, ci hai dato tanti spunti, tanti suggerimenti, quindi ti lasciamo ai fornelli e adesso se non ho voglia di Grazie. cucinare so dove passare allora. Quello Paolo, sì. grazie Grazie mille di mille tutto, buon lavoro e dell'opportunità buona e giornata. buon lavoro a voi. Grazie. Grazie Ciao. Paolo. Eccoci, quindi dopo i suggerimenti dell'ambulatorio gastronomico vi lasciamo qualche minuto con i nostri suggerimenti pubblicitari e torniamo subito da voi. Rieccoci tornati in studio e dopo la Pasqua parliamo adesso di volo. Abbiamo qui con noi ospiti in studio il presidente e il vicepresidente dell'Aeroclub Bergamo. Presidente Andrea Orsi, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie dell'invito. Vicepresidente Lorenzo Malafarina, buongiorno. Buongiorno. Grazie a voi di averci raggiunti in studio. Parliamo appunto di volo, no? Dalle colombe pasquali, il volo dalle colombe, siamo arrivati all'Aeroclub Bergamo, un'istituzione sul territorio storico, ormai una tradizione, pardon, consolidata. Dicevamo poco prima nelle nostre telefonate, appunto prima di questo incontro, che quello che spinge comunque al volo è sicuramente anche la passione. Presidente, ci può raccontare un po' da quanto tempo esiste l'istituzione sul territorio e cosa l'ha spinta anche lei ad arrivare a questa a far diventare della passione del volo una professione? Beh, sicuramente l'Aeroclub, come diceva giustamente lei, è un'istituzione sul territorio che è sul territorio da tantissimo tempo. Infatti, diciamo, la fondazione dell'Aeroclub risale ben al 1930, grazie anche a un personaggio famoso, perché stiamo parlando di Antonio Locatelli, medaglia d'oro al valor militare, partecipato diciamo, al sorvolo di Vienna, alla trasvolata sulle Ande, e è stato il primo presidente, e diciamo che l'Aeroclub è intitolato a un suo compagno di ventura, appunto Guido Taramelli. L'Aeroclub, diciamo, come dicevo, esiste dal 1930, ha avuto un periodo intorno agli anni 60 in cui c'è stato, come dire, un blocco delle attività, e per arrivare ai nostri giorni, credo, io sono in carica da ottobre, mi dicono che io sia il nono presidente dell'Aeroclub, e quindi diciamo una certa Ok. tradizione con una certa stabilità. Perfetto. E sì, ci occupiamo da qualche svariato anno anche di preparazione dei ragazzi, vengono da noi e cominciano questa passione perché, come lei giustamente ricordava, quando si parla di volo si parla soprattutto di passione. C'è una celebre frase di Leonardo da Vinci che dice: dopo che avrete volato, quando sarete a terra, perdonatemi se no, non uso tutti i termini corretti, quando sarete a terra continuerete a guardare il cielo. Vicepresidente, cosa ha spinto anche lei ad approfondire questo aspetto del volo? Beh, sicuramente, come diceva Andrea, è la passione e quindi è quello che è il motore di tutto. Credo che sia anche la stessa cosa per chi lo fa di professione, però cioè parlo dei piloti professionisti che lavorano nelle varie compagnie aeree. Credo comunque la base è quella che ti porta a... Per me è stato così, ho iniziato per caso, perché c'era il padre della mia ragazzina di tanti anni fa, che Sempre la passione c'entra allora. sì, sempre la passione c'era il papà di questa ragazza che si era così, gli era venuta la passione del volo con i voli ultraleggeri, con gli aerei ultraleggeri. E quindi mi aveva introdotto a questo, e da qui poi è iniziata perché effettivamente era emozionante, quindi ho continuato per poi fare la licenza di volo dell'aereo e
Okay. E così via. Stiamo parlando, la vostra sede è a Aeroclub Bergamo, appunto si trova a Oriol Serio, che per eccellenza rappresenta un po' col nostro aeroporto, che ormai sta diventando un'istituzione a livello internazionale, insomma uno dei più battuti, diciamo, dagli aerei e da tutti gli scali e i voli, appunto. Presidente, ci può raccontare un po'? Parliamo un po' di numeri, insomma, innanzitutto di quanti mezzi siete dotati e poi volevo approfondire anche il capitolo della formazione, perché la vostra è anche una scuola di volo. Certo, beh, attualmente l'Aeroclub è dotato di sette velivoli, sono essenzialmente degli aeroplani di aviazione generale, Cessna, abbiamo anche un Piper. Voliamo circa, l'anno scorso abbiamo chiuso con circa 2200 ore di volo, di cui la metà sono dedicate alla scuola e il resto per il turismo dei nostri soci. Abbiamo circa 115 soci piloti. Attraverso la scuola cerchiamo di attrarre la passione dei ragazzi la scuola come strumento che può essere di passaggio o di permanenza all'interno dell'aeroclub. Io lo vedo molto come strumento di permanenza all'aeroclub in un'idea di passaggio generazionale fra vecchi e nuovi piloti. Ovviamente la scuola invece ha, come dire, un taglio che può portare a degli percorsi formativi molto più impegnativi e quindi anche a livello professionale. Ecco, no, non vi ho chiesto una cosa, infatti si tratta di un corso post diploma o si può già effettuare durante il ciclo delle superiori? Non ha una scadenza di età, non so come dire. No. Quindi quanto dura, ecco, questo tipo di formazione? Vicepresidente. Circa un anno, dipende poi dalla disponibilità dell'allievo, perché se uno lavora o studia e quindi ha poco tempo a disposizione, ovviamente il tempo per, certo, il conseguimento si allunga un po', se no nel giro di alcuni mesi si riesce a ottenere ragazzi che magari... Il brevetto poi, è corretto, Presidente, si ottiene un brevetto di volo? C'è una particolarità, allora volendo ci si può iscrivere al corso di licenza per pilota privato ancora prima della maggiore età, quindi dopo aver compiuto 16 anni, e con chiaramente il permesso dei genitori, ovviamente. Dopo i 18 anni uno può affrontare anche indipendentemente questo percorso. Quindi diciamo proprio a cavallo, no? Dai 16 in poi è proprio il periodo di quello che è il ciclo formativo, dalla scuola superiore fino a quello che è poi passaggio. Non è necessario essere già diplomati, abbiamo anche degli studenti dell'Istituto Aeronautico Locatelli che vengono e cominciano magari ad avere un percorso. Tra l'altro all'interno dell'Aeroclub offriamo anche la possibilità di quel percorso studio-lavoro e quindi qualche ragazzo che ha voglia e è interessato inizia proprio un pochettino a respirare l'aria dell'Aeroclub. Respirare l'aria, da qui volevo arrivare, Presidente, mi scusi, perché prima di entrare mi è piaciuto tantissimo che ha detto che appunto l'emozione di insegnare anche è una cosa viva, no? È bello, certo, vedere poi i ragazzi che imparano. Respirare l'aria, ci raccontate un attimo quando siete così in alto, che poi io sono abbastanza ignorante, non ho capito fino a quanti metri si sale, insomma quanti chilometri. La invitiamo a fare un volo con noi. Oh, benissimo, vuole, ovviamente. Benissimo, però appunto ci potete raccontare, grazie mille, io vengo volentierissimo perché ho proprio voglia di questa e respirare l'aria. Ci raccontate un po' quali sono anche a distanza di anni le emozioni che accompagnano la preparazione di un volo, Presidente? Ci racconta. Ma allora, io partirei da un fattore tecnico, visto che lei mi stava facendo la domanda fino a che altezza si può arrivare. I nostri aerei possono arrivare a un'altezza fra gli 8 e i 10.000 piedi, potrebbero anche salire più in alto, 8-10.000 piedi sono circa 3.000 metri di quota rispetto al livello di mare. Però si ricordi, dobbiamo sapere tutti, che oltre una certa quota ci sarebbe un problema di ossigeno, saturazione di ossigeno e quant'altro. Quindi diciamo che alcuni aerei, anche se pur piccoli, potrebbero salire
di più, ma bisogna essere attrezzati e qualificati per salire a diciamo altitudini superiori. Quindi questo per quanto riguarda la parte tecnica. Per quanto riguarda l'emozione del volo, io credo che ancora oggi, non facendolo di professione, perché noi siamo degli sportivi, siamo degli appassionati, non dico che come sempre riniziare per la prima volta, ma in qualsiasi volo, io l'anno scorso sono stato su fino a Capo Nord in Norvegia con un aeroplanino, e guardare le cose dall'alto è sempre molto diverso. E lei prima aveva citato, ha fatto una citazione di Leonardo da Vinci, mi piace anche ricordare un'altra citazione del signor Henry Ford, costruttore di auto, uno dei più famosi costruttori di auto americani, che diceva: ricordatevi che di fronte alle difficoltà un aereo decolla sempre controvento. E quindi è sempre lo Bellissima. Spirito e la passione che anima un pilota quando va in volo. Questa è bellissima anche di citazione, Presidente. E Vicepresidente, mi immagino un po' tutto quello che accompagna la preparazione al volo, no? Quindi oggi di sicuro, insomma, la tecnologia, soprattutto sui mezzi di un certo livello, avrà rivoluzionato un po' quello che accade all'interno della cabina del pilota, appunto. Ci racconta un po' quali sono i primi passaggi, cinture, cuffie, rumore? Beh, intanto si fa quello che fanno anche i piloti di linea, cioè si fa il controllo dell'aereo, del mezzo. E questo è importantissimo. È il controllo visivo che fai, quindi giri intorno all'aereo e controlli che tutto sia a posto come controllo visivo. Poi esistono ovviamente tutte delle scadenze che vengono effettuate sugli aerei, che sono di legge, e quindi una volta che tu fai il tuo controllo prima del volo, dopodiché fai appunto le cuffie, metti in moto e poi chiedi il permesso per poter decollare e per poterti alzare, no? Come diceva prima il Presidente, la grande emozione poi è almeno per me, e se io la cosa che preferisco è l'atterraggio. Ah, sì. Questo è interessante. Sì, perché l'atterraggio per me è l'emozione più... Il senso di compiutezza, no? Se la bellezza compiutezza... Diciamo anche il senso di compiutezza. Di solito mi piace farlo sempre in un modo un po' diverso, dipende anche dove vai, su quali aeroporti atterri, perché ognuno di noi poi fa un certo tipo di volo. C'è chi è appassionato di volo acrobatico, chi va dal punto A al punto B, utilizza l'aereo per passione, per andare da un posto a un altro. E quindi anche poi turismo, no, che viene effettuato nel luogo in cui tu atterri. Insomma, questo abbiamo ognuno. Ancora una manciata di minuti, proprio gli ultimi minuti al volo. Volevamo chiedervi, Presidente, se avete un particolare calendario in questo momento di attività o per chi volesse andare a curiosare appunto quelli che sono i corsi, le dinamiche per l'iscrizione, eccetera. Il vostro sito è aeroclub.bg.it e li troviamo, quindi oltre alla storia tutta la procedura, diciamo, per l'iscrizione dei corsi e quello che è poi quelle che sono le materie d'esame, è corretto, Presidente? Fatto a brevissimo. Perfetto, sì. Perfetto. Mi permetto di dire che, visto che abbiamo parlato di passione, di respirare l'aria, siete invitati a passare in Aeroclub, a toccare con mano in Aeroclub. Va bene la tecnologia, va bene che ci rivolgiamo ai ragazzi e che quindi va bene la tecnologia, la fa da padrone, va bene il sito, però io credo che l'emozione sia venire al club, calpestare questa erba qui, toccare con mano gli aeroplani, e lì saremo sicuramente capaci di soddisfare qualsiasi tipo di curiosità e domanda che ci verrà fatta. Oh, benissimo, noi vi ringraziamo tantissimo perché ci avete veramente fatto spiccare il volo e chissà veramente dall'alto come sembrano piccoli poi i problemi che torturano noi umani. No, soprattutto dall'alto. Quando vai in certe zone e poi vedi la coda delle macchine che sono in autostrada e tu invece sei sopra. È cattivissimo questo per chi sta a Bergamo, Milano. Sto scherzando, Vicepresidente. Noi vi ringraziamo ancora di tutto. Grazie a voi. Ogni promessa è debito, quindi io vengo volentierissimo. L'aspettiamo perché anche lei deve toccare con mano il brivido e la passione
sempre, non abbiamo toccato questo aspetto, in assoluta sicurezza. Sicurezza, questo... Perché i piloti sono degli entusiasti, però sono delle persone con la testa sulle spalle. No, dai, però il vicepresidente quindi, ce l'ha detto, solo il controllo prima di partire. In effetti uno non ci pensa, presidente, è vero. Cioè, il fatto di dire vado in macchina, non controllo le ruote, no? No, invece le gomme, è corretto, cioè è una procedura standard. Sì, quindi sì, già qui abbiamo menzionato le famose checklist, delle liste di controllo. Perfetto. Grazie a lei. Grazie veramente di tutto. Ci vediamo tra pochissimo, vi racconterò come sarà andata la mia esperienza di volo se ho fatto danni. Vi lasciamo qualche minuto con la pubblicità, torniamo immediatamente da voi. Rieccoci tornati in studio, torniamo con un altro tema dedicato al periodo pasquale e lo facciamo appunto con il presidente AIL Bergamo, Pierantonio Piazzini. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Eccomi qui, siamo appunto in procinto di entrare in quello che è il periodo pasquale, abbiamo già ormai passato la mezza quaresima e nelle piazze bergamasche AIL, come campagna nazionale, è presente sul territorio con l'iniziativa delle uova di Pasqua. Presidente, ci può raccontare un po' da quando avete iniziato, da quale weekend avete iniziato e come si sviluppa questa campagna nazionale? Allora, eravamo in piazza già nella scorsa settimana, sulle piazze di Bergamo praticamente, mentre invece il 2, il 3, il 4, che è la campagna nazionale, saremo in circa 220 piazze sparse su tutta la provincia bergamasca, oltre che ai centri nevralgici di Bergamo praticamente, Quadriportico, piuttosto Lago Rezzara, piuttosto che Fontana Kreber, piuttosto che Selunga Redona e via discorrendo, iperdisseriate, sabato prossimo sicuramente saremo lì. E niente, è una campagna che ormai è una tradizione come quella delle stelle di Natale. Infatti eravate stati in studio da noi appunto sì, con le stelle di Natale. Ricordo benissimo e ringrazio tantissimo per l'accoglienza ovviamente. No, sono momenti fondamentali che vale assolutamente la pena ricordare, promuovere, certo. Proprio perché oltre alla solidarietà che da sempre accompagna noi bergamaschi, sono iniziative che già, come ci diceva Natale, vanno comunque a sostenere dei progetti importantissimi, sì, sì, presidente. Sostengono i centri ematologici sicuramente, incentiviamo la ricerca sempre attraverso i centri ematologici, come ad esempio qui a Bergamo abbiamo il laboratorio di terapia cellulare Gilberto Lanzani che abbiamo realizzato ancora noi in passato, e dove in questo laboratorio veramente si fanno protocolli di cura, si lavora sui riserve staminali e ultimamente si lavora poi sulle CAR-T, che è questo nuovo ritrovato, di cui non mi addentro ovviamente perché non è competenza mia, non vorrei raccontare cose per altre, però ecco, siamo fiduciosi, ci vorrà tempo, come sempre la ricerca in questi contesti è molto molto lunga perché ovviamente bisogna andare a mirare le cose come dovrebbero essere mirate. La fiducia è sempre tanta, ovviamente tutto questo avviene con il supporto di queste campagne nazionali che ovviamente ci permettono di sostenere i centri ematologici, di sostenere le case d'accoglienza, e qui a Bergamo abbiamo 33 appartamenti e perciò ecco, il tutto praticamente contribuisce a far sì che questi appartamenti vivano, ma non solo perché vengono occupati, ma vivono anche perché c'è del personale attento, c'è del personale che cura, c'è del personale che pulisce, ci sono tante persone che fanno sì che questo diventi poi praticamente una seconda casa, perché tenga presente che tante persone non è che siano qui della Bergamasca, vengono da tutte le parti d'Italia e ospitiamo anche spesso e volentieri gente che viene dall'estero. E infatti questo aspetto mi aveva colpito moltissimo perché ha una delicatezza, proprio la cura nella cura, sì, no? Sì. In un momento così difficile dove la maggior parte delle persone magari si trova anche lontano da casa, trovare chi ti accoglie in questo modo facendoti sentire a casa, credo che sia un aspetto fondamentale anche poi di come si reagisce con l'umore, no? Che già sicuramente è provato, trovare un'attenzione. Sì, noi diciamo sempre in ospedale si cura, no? Nelle nostre case ci prendiamo cura di queste persone, facendole sentire per quanto possibile il più vicine a quelli che sono gli aspetti della propria famiglia, della propria casa, l'accoglienza insomma. E perciò ecco, sotto questo aspetto
ci dedichiamo perché l'attenzione è sempre comunque dovuta, come giustamente lei dice un attimo fa, quando ti arriva fra capo e collo una situazione di questo genere, tu non sei mai da che parte girarti, no? Grazie al cielo sono sorte tantissime case d'accoglienza in tutta l'Italia per quanto riguarda AIL. E ci prendiamo cura di queste persone per quanto riguarda tutte le necessità che possono esserci. Ovviamente in casa tua sei abituato in una certa maniera, quando vai in casa d'altri ce ne sono altre. Si tratta di istruire le persone alle necessità che ci sono in queste case qua e soprattutto portare loro un supporto per quanto riguarda l'accompagnamento in ospedale, andare a prendere queste persone, cioè essere a disposizione, perché credetemi, per esperienza vi posso dire che sono momenti che non vorremmo mai sopportare, perché sono dei brutti momenti davvero. Perché e grazie al cielo ci sono queste associazioni, soprattutto io parlo di AIL ovviamente, che si prendono cura di queste persone nella giusta maniera, senza enfatizzare più di tanto, cercando di creare quella tranquillità necessaria e quella serenità per quanto sia possibile aiutare queste persone proprio nel loro percorso di malattia. Sì, perché è incredibile, perché poi se no quando vieni toccata da certe situazioni non capisci che effettivamente poi la vita quotidiana per tanti aspetti deve andare avanti e in quella forma di non di mancanza di lucidità, proprio perché comunque vieni assorbita da il fatto di riuscire ad avere degli appoggi in quello che è la continuità della vita quotidiana diventa fondamentale veramente, quindi siete diamo certezza per quanto riguarda l'accoglienza, la certezza per quanto riguarda la medicina la può dare solamente l'ospedale. Sono patologie molto lunghe, purtroppo la ricerca sta andando avanti, ci sono delle buone prospettive, però ecco, non è ancora trovato il bandolo di questa matassa. La ricerca va avanti, la supportiamo. A Bergamo abbiamo un centro d'eccellenza per quanto riguarda il reparto ematologia, è certificato per quanto riguarda il trapianto di midollo osseo. A Bergamo curiamo, cioè 30 anni fa, tanto per dirle, a Bergamo non si fermava nessuno, andavano tutti in centri specializzati. Allora abbiamo pensato giustamente di realizzare delle case d'accoglienza affinché i bergamaschi non andassero più a Genova piuttosto che a Pavia, piuttosto che... Per noi a nostra volta prima Prima eravamo dei migranti, adesso siamo... Facciamo dell'accoglienza un nostro essere proprio vivi e vicini alle persone, che è la cosa più importante, davvero. Però le vostre iniziative hanno sempre un riscontro favoloso, no? A parte che appunto se uno deve scegliere cosa acquistare, no? Certo. Nel periodo natalizio piuttosto che di Pasqua, il fatto di fare una cosa bella, più buona, sì. Ok? Cioè quindi di dare sostegno a un'iniziativa di questo tenga tipo. Tenga presente che ci sono 30 anni di esperienza, voglio dire, dal 92 quando è sorta la Palobelli e poi nel 2000 quando siamo confluiti in AIL, c'è una storia che ci accompagna, no? La storia dovrebbe insegnare, spesso e volentieri, invece ultimamente vediamo che la storia non ha insegnato ancora nulla, purtroppo, e ci rendiamo conto anche del momento ovviamente, però dobbiamo pensare, come giustamente deve pensare anche queste persone, che hanno bisogno della stessa accoglienza e della stessa attenzione. Perché quando sei in un ospedale, sei in un letto d'ospedale, credetemi, le pensi tutte e non vedi l'ora di uscirne, no? E lavoriamo intensamente sotto questo aspetto, la vicinanza senza essere invasiva, la vicinanza nel sorriso, la vicinanza nel poter parlare con queste persone, infondere quel po' di fiducia che riusciamo a dare, è la cosa fondamentale, perché quando sei ammalato, sei ammalato. Lavorate proprio poi sui simboli, no? Anche certo. Della ciclicità del tempo, no? Come certo. A ricordare che ogni stagione ha il suo momento, quindi tante volte... Si spera sempre appunto la Pasqua, poi un simbolo di rinascita, no? Certo, certo. Dopo il buio c'è la luce. C'è sempre dopo... la luce, certo. Quindi comunque è un messaggio importante anche quello di lavorare sulla ciclicità del tempo, sulle tradizioni, come a dire c'è il momento brutto e poi ci siamo, deve arrivare. Ci siamo noi che ti accompagniamo. No, beh, giustamente cade all'inizio della primavera questa manifestazione. È un po' un senso di rinascita a quelle che possono essere tutte le brutture che il mondo ci presenta, no? E abbiamo questa forza di andare in piazza, 6220 piazze, con i nostri 1200 volontari che si dedicano. Ecco. Perciò ecco, c'è anche un aspetto logistico ormai conclamato che ci fa stare sereni
nonostante tutto, nonostante tutti, piovi, ci sia sole, noi ci siamo sempre e comunque. Questo è vero, perché già appunto passando abbiamo visto i vostri banchetti lo scorso weekend e quindi ricordiamo 220 piazze su tutta la provincia e il territorio bergamasco. 1200 volontari, questa è una cosa bellissima, perché ho visto anche moltissimi giovani, giovanissimi anche nei banchetti. Sono tutte esperienze queste dei giovani praticamente, perché si rifanno purtroppo a persone che non ce l'hanno fatta. E devo dire che la sensibilità dei giovani al giorno d'oggi è molto molto prosperosa. La dobbiamo vivere questa cosa qua, questa giovinezza qua che queste persone qua ci trasmettono. Io ormai la mia età sono datato, no? Però no, con, non dica mi, così. Mi gratifico nello stare insieme a questi ragazzi giovani, veramente, perché torno a vivere, perché nulla come stare con i giovani ti mantiene giovane, no? Perciò viviamolo questa gioventù, facciamoli crescere, cresciamo con loro perché abbiamo bisogno di loro. E questo è importante. Allora non ci resta che fare un'altra bella inquadratura, se possiamo, regia, sulle uova di Pasqua, che sono meravigliose, coloratissime. Mi posso prenderne uno in mano appunto, certo, per farvi vedere. Quindi nelle piazze ricordatevi i banchetti appunto con l'etichetta AIL, che quindi è il logo dell'associazione. Sì. Troverete quindi i 1200 volontari ad accogliervi e non ci resta appunto che in una bella passeggiata di questi weekend andare a cercare il banchetto, ma non sarà difficile perché siete tantissimi. Ecco, una cosa che volevo precisare appunto, che sono queste le uova che aiutano la lotta alla leucemia e linfomi e ai melomi. Tutti siamo gratificati dal volontariato. Queste sono le uova che distinguono la raccolta dei fondi per quanto riguarda AIL. E parlando, se mi permette, un ultimo inciso, parlando di accoglienza, oggi ospiteremo nelle nostre case quattro persone che vengono dall'Ucraina. Quindi siamo proprio in tema. Siamo proprio in tema. Va bene, siamo pronti anche per questa esperienza nuova, drammatica, e cercheremo nel nostro limite possibile far sì che queste persone si sentano a casa loro. Basta. Noi Presidente veramente la ringraziamo perché ci porta sempre l'attenzione su quello che è un tema del dolore, ma nel dolore c'è sempre uno spiraglio e voi ci siete. Certo, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, l'attenzione all'altro è sempre e dovuta, indipendentemente dal colore della pelle e della malattia che lo accompagna. Presidente, noi la ringraziamo ancora tantissimo. Io voglio vedere anche gli altri colori sul cioccolato, mi becca nel punto debole. Quindi. Poi è un ottimo prodotto, devo dire. Grazie mille ancora, Presidente. Grazie a voi davvero per l'ospitalità, grazie davvero. Quindi prendete nota delle piazze che ospiteranno i banchetti AIL. Ci vediamo tra pochissimo, vi lasciamo un minuto di pubblicità. Rieccoci tornati in studio, continuiamo con il tema della Pasqua e lo facciamo adesso in collegamento con una pasticceria premiata per parlare delle colombe artigianali. Abbiamo il collegamento Matteo Frigeni della pasticceria Capriccio 84 di Presezzo. Matteo, buongiorno! Ciao, ciao. Eccoci, allora grazie, vediamo. Grazie dell'invito. Grazie a te di esserti collegato, appunto volevamo entrare nel tuo mondo, nel tuo laboratorio, nei tuoi dolci, raccontaci un po', ecco. Innanzitutto Matteo, dobbiamo dire che la tua colomba artigianale è stata premiata, no? Ha avuto un riconoscimento importantissimo. Sì, ci racconti un po' appunto di questo premio? Sì, allora, è stato l'anno scorso che ho preso la medaglia di bronzo al concorso Miglior Colomba d'Italia. Oh, perfetto. E mi sarebbe tanto piaciuto replicare quest'anno, ma ho avuto un po' di problemi a livello lavorativo, con personale. Poi mia sorella, per fortuna, ci ha fatto un bel regalo nel periodo del concorso. E ci ha regalato un pargoletto. E quindi non sono riuscito a partecipare al concorso. Beh, dai, meglio però, nipotino del concorso.
Hai voglia, hai voglia. Le colombe abbiamo tempo di farle. I bambini sono sempre i doni più belli. Quindi diciamo, questo riconoscimento ha dato ancora maggiore valore, no? A quella che è la vostra attività. Se ci puoi svelare qualche ingrediente che secondo te l'ha resa così appetibile, appunto, Matteo? Ma allora, guarda, ti dirò che per fortuna è il prosieguo di una serie di concorsi a cui ho partecipato che mi hanno dato grandi soddisfazioni. È iniziato tutto nel 2019, quando ho vinto il concorso Panettone Day con Iginio Massari. È un concorso organizzato da delle aziende e diciamo che ha iniziato a dare un po' un'immagine importante della nostra pasticceria. E ho proseguito appunto l'anno scorso con la colomba ed è andata decisamente bene. Per poi quest'inverno, l'inverno scorso, addirittura al mondiale ho fatto medaglia d'argento con il panettone. E quindi diciamo che stiamo tenendo un bel livello. Per fortuna Complimenti, c'è eh. riscontro da parte del cliente. Grazie mille, grazie, grazie. Ma la cosa che a me fa più piacere è il riscontro poi con la clientela. Ovvero non vendi un premio, ma vendi realmente un prodotto dove metto amore e passione, io, la mia famiglia, tutti insieme, lavoriamo in team e ci diamo davvero tanto da fare. Ecco qua gli impasti, stiamo vedendo adesso gli impasti, Matteo. Sì. Per fare una domanda proprio, quanto tempo stai con le mani in pasta? Nel periodo di Pasqua e nel periodo dei panettoni, boh, ore infinite. Ore infinite perché comunque è un prodotto che richiede attenzione, è molto volubile, è molto sensibile agli sbalzi di temperatura. Infatti anche stamattina alle 4 ero qua. Perché sono cambiate le temperature, quindi non sapevo esattamente l'orario in cui sarebbe stata giusta la lievitazione dell'impasto. Per fortuna, come dicevo, ho un team che mi segue, mi supporta e mi dà una grande mano. Quindi vanno proprio coccolati questi impasti, se fa più Poi, hai freddo. voglia, li abbiamo messi. Sì, li abbiamo messi a riposare ieri sera con la prima lievitazione. Stamattina alle 4, come ti dicevo, abbiamo fatto il secondo impasto a seguire la pezzatura e, come ti stavo dicendo prima del collegamento, le abbiamo qui, questa è in fase ancora di lievitazione, tra Wow, poco che andrà in forno, meraviglia! infatti io sono qua davanti a parlare con voi, mi dispiace non essere in studio perché ovviamente il lavoro avanti a tutto, in realtà mi faceva piacere farvi vedere un po' di cosine. Adesso poi sposto l'altra perché nel frattempo di là stanno cuocendo i prodotti. Oh, siamo Vabbè. curiosissimi, Matteo. Quindi diciamo, Io. ecco, la colomba, quindi adesso quella che tu hai impastato ieri e che ha lievitato stanotte, quando Ieri sarà sera effettivamente pronta? rifatto. Questa domani pomeriggio verrà confezionata perché Perfetto. adesso, dopo la cottura, che scusami, giro un secondo. Sì, vai Matteo, noi siamo Allora, curiosissimi. ecco qua. Questa adesso sta in questa posizione fino a domani perché deve riposare, deve perdere umidità, deve stabilizzarsi e quindi verrà confezionata domani Io in questo modo che che stava a testa in giù non. proprio Eh non me lo immaginavo, Matteo. Che sì, veniva. è diciamo un po' il principio del soufflé, hai presente? Quando lo togli dal forno, se lo picchi, cade. La colomba ha lo stesso principio. Quando esce dal forno, ancora la struttura interna è molto morbida e ha bisogno di stare a testa in giù per stabilizzare l'alveolo e avere una struttura. Parli proprio con un'inetta, quindi io scusami se faccio queste domande che per te sono un sacrilegio, ma Matteo, No, beh, ma ognuno il suo, giustamente. oltre alle colombe,
Quale altro dolcetto può accompagnare la tavola, diciamo, nel periodo pasquale? Diciamo che noi stiamo facendo tantissime cose, facciamo le uova, facciamo le colombe, ma le colombe poi le faccio in varie varianti, vari gusti, le faccio in vaso cottura addirittura, cioè, quindi diciamo che basta aver voglia di mettersi in gioco e dare al proprio lavoro più cose, più varianti. Perdonami, poi c'è Matteo, un'infinità di prodotti da produrre. Scusami, hai parlato prima di vaso cottura, ci racconti bene? Vaso cottura, sì, allora, anzi, mi faccio portare direttamente un vaso che ho appena cotto, chiedo scusa, eh. Grazie Matteo. Erika, un vaso cortesemente, così lo facciamo vedere. Allora, praticamente il principio della vasocottura nasce come metodo di conservazione, in maniera pulita, senza conservanti, senza nulla di aggiunto. Le colombe che ho appena fatto. E, si fa il prodotto, si cuoce all'interno di questo vaso di vetro e nel caso della colomba, quando viene tolta dal forno, viene immediatamente sigillata con questo tappo di vetro e questa guarnizione, si crea un sottovuoto naturale e quindi abbiamo questo metodo di conservazione completamente privo di conservanti, additivi e quant'altro. Eccolo lì, eccolo quindi... qua, arrivato. Questo è ancora tiepido, poi andrà etichettato, confezionato e tutto, e riusciamo ad avere un prodotto sicuro per 6-8 mesi, si dice anche un anno, però per fortuna non abbiamo i problemi di doverlo tenere così tanto per la vendita, perché abbiamo la fortuna di avere un'alta rotazione del prodotto, però mantiene intatta la fragranza, la morbidezza, l'umidità, come se il prodotto fosse fresco e appena fatto. Ah, questa è anche una fantastica idea, regalo a mio avviso, e davvero mi piacerebbe aprirlo e che tu fossi qua per sentire poi cosa sprigiona davvero di profumi e fragranze. Non è giusto. Io prometto che la prossima volta che mi inviti vengo in studio. Oh, perfetto. Matteo, abbiamo proprio una manciata di secondi ancora. Abbiamo visto anche, diciamo, la colomba, l'uovo di Pasqua. Raccontaci un attimo, c'è anche chi poi va su magari i pasticcini classici, non mancano mai quelli, no? Dalla domenica, sì, allora, quelli non hanno tempo. Ma stiamo guai, stiamo scherzando. Quello, diciamo, è lo zoccolo duro della nostra attività, la nostra linea, la mignon, le torte, i semifreddi. Abbiamo una gamma completa da dolce a salato, come le immagini passano i croissant. Facciamo davvero la linea completa della pasticceria, cercando, ecco, questi sono i babà in vasocottura, altra cosa fantastica, i macaron, vabbè, guarda, staremo qua ore a parlare dei prodotti che noi facciamo. Senti Matteo, ci impegniamo, la vostra... cerchiamo di fare tutto al meglio. La vostra pasticceria è un attentato alla linea. Guarda, sì, volevano farci delle denunce perché creiamo dipendenza, ma per fortuna dai, è una piacevole dipendenza. Va benissimo. Senti Matteo, noi ti ringraziamo tantissimo perché ci hai fatto scoprire pure tutto il mondo appunto dietro alla preparazione di una colomba, il tempo, e chiaramente non avrebbe vinto questo premio così importante, così come tutti gli altri tuoi prodotti, no? Se non ci fosse appunto questa cura nel dettaglio così attenta. Sì, cura, dettaglio, davvero tanta passione soprattutto. Allora non ci resta che invitarti la prossima volta qui in studio, così partono le denunce contro la linea. Io prometto che la prossima volta che mi farete un invito sarò presente. Va benissimo. Senti Matteo, grazie mille per esserti collegato con noi. Un saluto quindi anche a tutto il tuo staff e non ci resta che assaggiare grazie a voi. Le tue prelibatezze. Grazie ancora, buon lavoro. Quando volete, sapete dove siamo. Va benissimo Matteo, grazie ancora di tutto, un abbraccio. Ciao, a presto, buon lavoro. Ciao, grazie a voi e grazie di avermi voluto con voi. Grazie Matteo.
Perfetto, quindi non ci resta che appuntarci anche questo indirizzo appunto per il prossimo regalino di Pasqua o per preparare la nostra tavola, per cui vi ringraziamo per essere stati con noi, vi lasciamo adesso allo spazio notizie, ci vediamo prestissimo!